Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose Nuove. Oggi vi faccio vedere una tecnica che ho imparato con uno strumentino che mi sono autocostruito per creare delle giunzioni sui cavi, nel mio caso il cavo del compressore, quello che porta l'aria compressa dal compressore fino a qualsiasi posto che vogliate per creare delle linee aria. Avevo fatto delle prove con questo cavetto qui, vedete, fil di ferro, l'avevo chiuso con il trapano per stringerlo bene. È piuttosto stretto, però se poi voi insistete e tirate, tirate, tirate con forza, alla fine vedete che questa cosa non funziona e si stacca. Ho cercato una soluzione a tutto questo e l'ho trovata in questo aggeggino semplicissimo fatto con un dado, una vite e una rondella. Questo è il modo più economico per fare questo attrezzo, ci sono altri progetti online, ma io ho pensato che fosse il più facile da fare, poi avevo già questi pezzi in casa. La rondella, io ho questa che è più o meno larga un dito, ma se ce l'avete più grossa è meglio, perché vi verrà poi più comodo il lavoro di tiraggio dei cavi. Per creare questo attrezzino è semplicissimo, basterà con il Dremel o con il flessibile fare dei taglietti sulla rondella, dei taglietti che siano abbastanza grandi per contenere poi il fil di ferro, farli da una parte e dall'altra a 180 gradi, insomma da un lato e dall'altro della monetina. Vedete che faccio la prova con il fil di ferro. Stessa cosa dovremmo poi fare con la vite, anche la vite dovrà avere un incavo più o meno delle stesse dimensioni, dello stesso tipo, perché anche questo dovrà contenere il fil di ferro che utilizzeremo poi per andare a chiudere, a stringere il nostro tubo che può essere un tubo dell'acqua, un tubo del gas, un tubo di aria compressa come nel mio caso. E il lavoro è finito per quanto riguarda l'attrezzino. L'attrezzino è bello che è fatto. A questo punto basta prendere un pezzo di fil di ferro e fare come segue, cioè prendere il tubo che vogliamo andare a stringere con il filo, fare un loop. Questo curvetta a U che si chiama loop in gergo, nel gergo dei nodi, rinfilarci dentro il filo e poi è più facile a vedersi che a essere descritta questa operazione. Lo potete fare con un singolo giro, lo potete fare con due giri come nel mio caso. Visto che questo cavo sarà un cavo che porta l'aria compressa anche a parecchi bar, ho pensato bene di fare un doppio giro a renderlo il più resistente possibile, però già con un giro solo viene piuttosto resistente, quindi fate le vostre prove, le vostre considerazioni. Devo dire che con due giri si ha la certezza matematica che non si possa staccare. O comunque è difficilissimo e vedrete dopo che ho fatto anche il tentativo. Qui si va a mettere nel loop che abbiamo lasciato, perché non va stretto, la vite e poi i fili che vanno a sporgere, quelli che abbiamo tirato dietro, li mettete poi sulla rondella e li andate a stringere dietro. A questo punto si va a stringere il bullone, in realtà ad allargare il bullone, quindi a tirare i cavi, a tirare i cavi che sono il fil di ferro che vanno a stringere ancora di più intorno questo cappio, intorno al cavo. Poi si fa questo movimento plastico, tac, si gira la vite, si tirano ancora di più i cavetti e il lavoro è fatto, perché a questo punto è tutto veramente stretto, strettissimo. Non ci crederete quanto è stretto in questo modo, non si stacca neanche a pagarlo. Togliete con la franchese, tagliate i pezzettini di fil di ferro. Se volete, date ancora una martellata, come ho fatto io, sulla parte esposta per andare a schiacciare bene il fil di ferro in modo che non sia esposto alla parte tagliente, che non possa tagliare. E a questo punto vedete, io tiro, cioè faccio una prova proprio fisica di tirare questo cavo e non si stacca neanche a pagarlo. È una roba resistentissima e non si riesce, si stacca. Quindi devo dire che è lavoro completo. Per finire il tutto, vedete, ho messo del nastro isolante nero per anche essere più morbido, avere quel non so che di appeal, di lavoro fatto per bene, e ho fatto questa rifinitura con il nastro isolante. Vedete, viene perfetto, viene veramente perfetto. Vi faccio vedere, l'ho fatto anche dall'altro lato del cavo, ma prima di farlo ho dovuto tagliare il cavo a misura e quindi prendere la misura dall'uscita del compressore sopra al punto aria che ho voluto far andare sotto. Vedete che lì avevo un cavo da 10 metri e 10 metri sono troppi, cioè cosa mi faccio un cavo da 10 metri lì per tirare giù solo la linea aria? Ho voluto farmi un cavo un po' più corto, ho comprato queste cose qui e ho imparato a fare questo nodo per tenere il cavetto in tensione, insomma, per tenerlo ben stretto. Rifaccio il loop, rifaccio l'allaccio del fil di ferro all'interno del loop, faccio anche in questo caso due giri su questo che è un sgancio rapido, un attacco sgancio rapido per gli attacchi del compressore.
Lì vado a mettere l'attrezzino che mi sono costruito, quindi la rondella con il bullone e la vite, e poi andiamo prima con le mani a tirare il più possibile, poi quando non riusciamo più con le mani lo vado a stringere con la chiave inglese. Vedete qui, se avessi avuto una rondella più grande sarebbe stato più agevole il lavoro, e vi dico la verità, sono riuscito lo stesso, però se lo dovete fare tutto il giorno, magari questi strumenti stringicavo esistono anche da comprare, da acquistare già fatti, oppure esistono, come vi ho detto, altri progetti che magari sono più comodi se dovete farlo tutto il giorno. Se dovete farne uno ogni tanto, come nel mio caso ho dovuto solo farne un paio, devo dire che questa spesa di neanche un euro, perché una vite, una rondella e un bullone costano veramente niente. Qui vado a ribattere, come vi ho fatto anche dall'altra parte, il fil di ferro e a rimettere il nastro isolante. Così ho fatto un tubo perfetto, della dimensione perfetta per portarmi giù la linea aria dal compressore alla linea sotto, alla linea comoda che ho sotto. Qui vado a testare l'aggancio rapido che funziona perfettamente, perché non si sa mai che poi lo vado a mettere e non funziona, cose che sono facilissime che succedano. Qui tolgo il cavo da 10 metri che andrò poi a utilizzare per portarmi la linea dove voglio. Se devo pulire la bicicletta fuori dal garage piuttosto che altro, posso portarla direttamente con quello da 10 metri. Qui ho quello piccolo che boh, saranno 1,5 metri, che è il giusto per farlo arrivare esattamente dove serve a me. Ecco qua il lavoro fatto e finito, devo dire che è venuto piuttosto bene. Potevo fare qualcosa di ancora più figo, sì, lo so, potevo mettere il cavo nel muro, cioè si può fare tutto volendo, però questa era una soluzione semplicissima, veramente a basso costo, ed è quella che ho implementato. Poi voi fate le vostre considerazioni. Se avete qualsiasi tipo di consiglio, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché come sapete bene io sono un hobbista, non sono un uomo del mestiere. E se avete qualche critica, scrivetemela, io sono pronto a imparare qualche cosa di nuovo. Ma intanto, se questo video vi sta piacendo, vi ricordo che potete mettere un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere altri contenuti di questo tipo e aiutare il canale a crescere. Grazie! Tutto quello di cui parliamo, come sempre, lo trovate anche sul sito web www.solocosenove.it, che è la casa madre, la casa base di questo progetto online che sto portando avanti ormai da qualche anno. Se mi avete seguito fin qui, vi ringrazio caldamente. Ci vediamo in un prossimo entusiasmante video. Ciao!